Ciao Gentaglia, sono Shota Heitsu e questo è Breaking Italy, lo show che viene onda da lunedì al venerdì, nel quale parliamo di cosa succede nel mondo. Questa settimana inizia tardi, almeno per me, inizia di mercoledì, proprio per il fatto che lunedì e martedì non ho girato Breaking Italy, quindi non l'ho pubblicato. E visto che alcuni di voi Gentaglia su social network mi hanno chiesto le motivazioni, sì, sono da ricercarsi nella mia salute, che sì, ormai alcuni di voi l'hanno capito, è cronicamente cagionevole, e no, non voglio entrare nel dettaglio, a meno che la cosa non possa accadere a pomeriggio 5 davanti a Barbara D'Urso, che piange, nel frattempo io guardo il filmatino che riassume la mia vita in 3-4 banalissime frasi fatte che poi finiscono con un "E poi questo ragazzo dove andrà? Cosa farà?" o qualcosa del genere. Non so di cosa sto parlando. Inoltre, visto che non ci vediamo da un sacco di tempo, prima di iniziare a lanciarvi le notizie in faccia, un'altra cosa. C'è un video che forse dovreste vedere, sarà online oggi, sul mio secondo canale di YouTube, Shota Heitsu. Trovate il link alla fine di questo video, oppure nella descrizione, guardatevelo perché devo dirvi delle cose un po' importanti che potrebbero interessarvi. Ma detto questo, basta parlare di me. Iniziamo a parlare delle notizie di oggi, ma prima due velocissime notizie dei giorni scorsi che mi hanno colpito o mi hanno fatto sorridere. A colpirmi sono state le dichiarazioni dell'ex ciclista famosissimo, lo conoscono tutti, anche chi non ha mai guardato una bicicletta, Lance Armstrong, ex vincitore di 7 Tour de France. Dico ex vincitore perché gli sono appena stati ritirati tutti i premi, anche se non i soldi perché parliamo di milioni di euro, che gli siano mai stati dati. La ragione è che attorno alla carriera di Armstrong è sempre aleggiato il sospetto che facesse uso di doping, e su questo sospetto si è sempre un po' giocato per il fatto che appunto l'uomo era stato colpito da cancro ai testicoli e quindi era autorizzato ad utilizzare certe sostanze che normalmente non possono essere utilizzate. Ma adesso che l'uomo si è ritirato e non è più un generatore di soldi, sono saltate fuori tutte le fefinerie e referti rapporti che dicono effettivamente sì, si è dopato, e lui a questo punto avrebbe ammesso durante un'intervista con Oprah che andrà in onda fra 2 giorni. E so che io non parlo mai di sport, principalmente perché non so niente di sport, non me ne frega niente, ma Armstrong aveva creato una sorta di mito attorno a sé: l'uomo che viene colpito dal cancro ai testicoli ma comunque si rialza, riesce a vincere il Tour de France. Era una sorta di eroe, specie per gli Stati Uniti, infatti aveva fondato anche la fondazione Live Strong in partnership con la Nike, e adesso ovviamente lo ha mollato, principalmente per il fatto che, ammettendo di aver fatto uso di anabolizzanti che potrebbero anche essere stati la causa del cancro che lo ha colpito, Armstrong smette di essere la figura epica che tutti quanti dipingevano, ai quali tutti si ispiravano. E perché dico questo? Perché ricordatevi che le persone sono soltanto persone. Noi continuiamo ad avere questi ideali di figure che sono state perfette o sono perfette, non sbagliano mai, e per quanto un uomo possa essere grande, come Gandhi ad esempio è stato, come Martin Luther King può essere stato, rimangono uomini, e per tutto il bene che possono fare, per le grandi gesta che possono compiere, continuano ad essere soggetti alle leggi che ci governano tutti come uomini, quindi sbagliano, quindi possono deludere, quindi possono fallire. La notizia che invece mi ha fatto sorridere è quella del genio della giornata di ieri, però, che si trova in Svezia, e che non è un genio, è una genia. Italiano addio. Che si trova in Svezia. La donna di 20 anni che sbarca a Vellonario facendo delle pulizie ha deciso: "Ehi, ruberò un treno", che è un'ottima idea, rubare un treno. Per cosa non si sa. La polizia non ha ancora scoperto perché la donna abbia deciso di fare questo gesto, ma è venuta a conoscenza del furto per il fatto che il treno, messo in moto dalla donna che non lo sapeva guidare, si è schiantato a folle velocità contro una casa abitata da 3 famiglie. E i dettagli di questa storia sono fantastici. Uno, perché le autorità si sarebbero dette comunque stupite che la donna sia riuscita a far deragliare questo treno, perché ovviamente i binari non passavano dentro la casa, era in prossimità di una curva, la donna è andata dritta in qualche modo. Che, ricordiamoci, e questa è la seconda parte che mi fa ridere, può andare soltanto in un tracciato. Cioè, qual è la tua idea mentre rubi un treno? Un treno può andare da un punto A a un punto B, non è che puoi nasconderlo da qualche parte, non è che puoi andare dove vuoi. Una volta che ci si rende conto che il treno sta partendo e non dovrebbe partire, raggiungerti è piuttosto facile, basta seguire il tracciato. Quindi complimenti a questa giovane donna, e facciamo anche i complimenti all'alfiere di oggi che precede le notizie più serie di questa puntata. È Mario che ha deciso di mandarci questa foto mostrandoci il suo bel muso, a parte un occhio che è coperto dal mio logo, e la sua pettinatura fantastica. Quella sì che è una pettinatura che ispira fiducia. Mario, sei il nostro alfiere per oggi. E prima di passare all'ultima notizia di oggi, velocemente parlo anche di questa cosa. Mi dispiace tantissimo dedicargli poco tempo, come sapete i tempi di Breaking Italy sono quelli che sono, ma non esiste che me la lascio passare sopra la testa, anzi, mi dispiace che abbia meno copertura nei giornali nazionali. Purtroppo siamo in campagna elettorale, quindi la maggior parte delle cose che i giornali trattano è Berlusconi ha detto quello e ha pulito la sedia di travaglio, e Monti gli ha dato il pifferaio e lui gli ha detto che fefef. Invece parliamo della Siria, dove un'ennesima strage si è compiuta. 2
esplosioni, non è ancora chiaro di che natura, avrebbero ucciso 82 persone all'università di Aleppo e ferite altre 160. Sono numeri enormi, provate a compararli a quella che è stata la tragedia di Newtown negli Stati Uniti il mese scorso, dove 26 persone sono morte e tutto il paese, tutto il mondo si è stretto attorno agli Stati Uniti, attorno al dolore delle famiglie che hanno perso dei figli. In questo caso le famiglie ad aver perso qualcuno sono 82. Ipoteticamente studenti universitari, quindi come tante delle persone che guardano Breaking Italy, magari come te. E attenzione, queste morti si pensa che non siano state causate dal regime di Assad, che invece si sta macchiando della maggior parte dei crimini che avvengono in tutta la Siria, ma dalla controparte, ovvero dall'esercito di liberazione siriana, che avrebbe attaccato l'università, che starebbe in una zona protetta dal regime, proprio perché in questi giorni causa l'affollamento dovuto all'inizio delle sessioni degli esami. Ovviamente i ribelli hanno smentito, hanno dato la colpa ad Assad, questo per ricordarci gentaglia che in guerra non esistono buoni e non esistono cattivi. La guerra è guerra, la violenza è violenza, e anche se si è supportati da degli ideali, anche da dei forti ideali, che possono essere sia quelli di fedeltà al regime che quelli molto vari che invece spingono le azioni dei ribelli, i morti rimangono morti, specie se sono giovani universitari. I protagonisti dell'ultima storia sono due gemelli di nazionalità belga che sono entrambi, a causa di una malattia, sordi dalla nascita. Recentemente i due disabili 45enni che hanno sempre vissuto assieme nella stessa casa hanno anche scoperto che a causa della degenerazione di questa malattia sarebbero diventati ciechi di lì a poco e hanno deciso di morire, anzi di ricorrere all'eutanasia. In Belgio infatti è legale l'eutanasia, ovvero la possibilità per chiunque di decidere di morire assistito da dei medici nel caso di malattie particolarmente invalidanti, particolarmente dolorose, che comunque vengono classificate come terminali, come ad esempio il cancro. I malati di cancro, infatti, in Belgio ogni anno, che decidono di morire spontaneamente prima di essere devastati dalla malattia, sono più di un migliaio. Ma ovviamente la scelta dei due uomini ha causato molto da dire. La storia è molto toccante perché poi descrive gli ultimi momenti della vita di queste persone che hanno incontrato vari membri della loro famiglia in ospedale, hanno parlato di varie cose, hanno addirittura bevuto un caffè assieme ai loro familiari più stretti, poi si sono allontanati e dopo aver salutato se ne sono andati. Chi porta avanti la polemica in questo caso sono le persone che asseriscono che gli uomini non stavano provando un grande dolore, come ad esempio può essere quello causato da un tumore ormai arrivato allo stadio terminale, ma più un dolore psicologico nel sapere che, oltre a non sentire mai più niente, non potrai mai più vedere niente, e questo apparentemente per molte persone non vale. Sinceramente, mentre normalmente riesco a capire entrambe le facce della medaglia, non riesco proprio a entrare nei panni di chi è contro l'eutanasia in Italia. Immagino che ci siano delle implicazioni religiose in merito, ma vorrei che me le spiegaste voi nei commenti. Quindi fatemi sapere se siete dalla mia parte o se siete dall'altra parte. Comunque ricordiamoci che siamo sempre amici e possiamo andare a giocare a Galaga in qualche arcade. Esistono ancora gli arcade? Credo di sì. Ma questo gentaglio è tutto quello che avevo da dirvi per oggi. Grazie per aver guardato. Non ti dimenticare il mi piace, il commento e possibilmente passa il video a un amico, che dobbiamo far crescere la gentaglia pronti per il 2030, data nella quale inizieremo la costruzione di una morte nera per distruggere il pianeta Terra, che mi sta antipatico. Però la morte nera potrebbe non essere un buon nome, perché potrebbero non sponsorizzarcela, quindi la chiameremo l'arcobaleno volante, che è più amichevole. Comunque fate finta di non aver sentito niente, e grazie ai ragazzi di Fanpage che sponsorizzano Breaking Italy e la costruzione dell'arcobaleno volante. Io sono Shota Heizu, questo era Breaking Italy, ci vediamo domani alle 18.